La Regione Umbria ha pubblicato recentemente la relazione preliminare del bando di gara che tra breve uscirà per appunto svolgere la gara del TPL in Umbria. Ci sono elementi sicuramente critici per noi, uno di questi è soprattutto quello più importante, è la divisione in quattro lotti. Noi siamo fortemente preoccupati perché quelle sinergie utili che sono state trovate, che abbiamo raggiunto nella fase fino ad oggi in Umbria, unificando il servizio in tutta la regione, sicuramente non saranno ripetibili. Quindi questo tende ad alzare i costi. Vedremo quello che succede, ma siamo fortemente preoccupati. A fronte di questo, noi che siamo rimasti al tavolo, Will Trasporti e Fit CISL, anziché scendere in piazza come hanno fatto le altre organizzazioni, abbiamo ottenuto risposte importantissime dalla Regione. La salvaguardia dei lavoratori, la clausola sociale rafforzata che vede le aziende avere un risultato maggiore, più alto, aggiuntivo, qualora accettassero di dare questa garanzia non per un anno come prevede la normativa, ma fino all'ultimo giorno dell'appalto. Quindi stessi trattamenti occupazionali, salariali e anche normativi, chiaramente in ragione dello stesso servizio, in costanza dello stesso servizio. Questo è importante, abbiamo ottenuto altre salvaguardie e tutto il personale della navigazione, quindi il servizio di navigazione, è accorpato, sarà accorpato all'interno del Perugia Urbano. Questo è importante perché quelle sinergie di cui parlavo prima in questa realtà sono fondamentali. Quindi nell'estate c'è più lavoro presso la navigazione e meno perché non ci sono le scuole nell'ambito del trasporto pubblico locale su gomma. Quindi questo è importantissimo che il personale abbia questa mobilità interna. L'altra questione sono le officine, anche le officine che erano fuori, che erano all'interno di un altro contesto, sono state inserite perché facenti parte comunque dell'ambito del TPL all'interno del TPL, quindi faranno parte della gara e saranno sotto contratto del TPL appunto. Quindi da questo punto di vista noi esprimiamo un giudizio molto prudenziale perché non abbiamo elementi certi, perché non abbiamo tecnicamente nulla in mano, ma abbiamo delle volontà scritte all'interno della relazione che portano, e gli scambi che abbiamo avuto con la Regione portano un servizio innovativo che dovrebbe comunque radicalmente modificare il TPL in Umbria, cosa che non viene fatta da 30 anni, oggi che chiaramente la situazione industriale è diversa in Umbria, è cambiata, anche demograficamente tutto è diverso rispetto a 30 anni fa, quindi serve un servizio efficace che dia soprattutto spazio e attiri il pubblico lasciando le auto private in garage, perché per l'ambiente questo sicuramente è necessario. Quindi giudizio prudenziale, ottimistico, vorremmo esprimerlo. Attendiamo di conoscere meglio nel merito tutti i dati tecnici.